Siamo arrivati al mese di dicembre, gentili telespettatori di Cilento Channel, ospitiamo come di consueto nella rubrica di economia il nostro carissimo direttore della BCC di Aquara, Antonio Marino. Direttore, Sì, come? buongiorno, buongiorno. Buongiorno, è una settimana che non ci vediamo, più di una settimana, sono 15 giorni, finalmente ritorni sui nostri schermi. E la domanda di consueto è che cosa hai fatto in questi 15 giorni? C'è qualche novità per quanto riguarda le azioni della BCC di Aquara? Noi ogni giorno lavoriamo, abbiamo un progetto in testa che è quello di cercare di fare sempre meglio, di avere sempre più clienti. Oggi ne abbiamo 2 di dicembre e posso dire con soddisfazione quali sono i dati al 30 di novembre. Abbiamo una raccolta totale, i depositi delle persone che hanno rispetto a dicembre dell'anno scorso, 31 dicembre, oggi 30 novembre, siamo a più 13,6%, che è un dato molto significativo, insomma, si parla di 50 milioni in più e quindi è una crescita importante della raccolta. Anche questo è il solito ragionamento che le persone non investono perché non c'è, diciamo, non si intravede una certezza ragionevole del futuro, per cui mettono soldi da parte. Poi abbiamo gli MBA, cioè i prestiti alla clientela, che sono cresciuti del 6,2%. E questo, diciamo che crescono più dell'anno scorso, ma noi per esempio a giugno, il dato di giugno rispetto a dicembre 2020 eravamo a più 3%. Diciamo che nel secondo semestre c'è stata una vivacità notevole, tant'è che siamo passati da più 3%, siamo a più 6,2%. E contiamo che in questo mese di dicembre il dato possa ancora crescere, per cui potremmo arrivare a fine anno a un più 6,5%. Poi un altro dato importante che ci piace ricordare è il numero dei conti correnti, che a dicembre scorso erano 18.860, oggi sono 20.304. Abbiamo scavallato, diciamo così, la fatidica cifra dei 20.000 conti correnti, con un incremento del 7,6%. Questo abbiamo fatto. Sono dei dati assolutamente esaltanti, così come esaltanti sono le previsioni dell'OCSE, anche se Omicron purtroppo con la pandemia minaccia la ripresa. Ho letto, direttore, che appunto l'OCSE, che è l'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico, prevede per quanto riguarda il 2022 un calo della disoccupazione, quindi dal 9,6 del 2021 passerà all'8,9, mentre prevede nello stesso tempo un calo anche del debito italiano, che dal 154,6% passerà al 150,4%. Quindi diciamo che i segnali sono buoni per la nostra ripresa, non solo dalla BCC di Aquara, ma anche in generale nel panorama italiano. L'unica cosa è che c'è questa minaccia. Come la state affrontando anche, insomma, con i vostri clienti, direttore? Ma come stiamo affrontando la minaccia? C'è una sola arma, che è il vaccino. Quindi andiamo tutti a vaccinarci e forse sconfiggeremo il virus. È chiaro che questa minaccia che c'è all'orizzonte è una minaccia che preoccupa ogni persona ragionevole, chiaramente, e speriamo che cominci a regredire. Poi purtroppo ha coinciso questa minaccia, diciamo, con un periodo invernale dell'anno, per cui col freddo i virus, diciamo, che si trasmettono per via orale sono più facilitati e quindi c'è anche questo problema. Quindi la preoccupazione c'è, però io non ci scommetterei, detto francamente, sulla riduzione del debito pubblico. Scommetterei di più sulla riduzione della disoccupazione, quindi avere una maggiore occupazione, anche perché
tutte le imprese si lamentano che non trovano operai impiegati da assumere, non sappiamo perché, molti addebitano questa manchevolezza al reddito di cittadinanza, però mi sembra che non sia l'unica causa. E quindi diciamo che questa ripresa ci possa essere sul tema occupazionale, perché effettivamente oggi le imprese, come dicevo, sono tutti alla forsennata ricerca di operai, di impiegati, di persone da far lavorare e il mercato non ce l'ha. Quindi può darsi che si sblocca questa situazione, insomma. Chiarissimo. Direttore, in settimana si è svolta anche la Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico di Paestum. Siete stati lì come ospiti? L'avete visitata? Raccontaci. Ma certo che sì, è chiaro che non si poteva mancare qui a Capaccio alla Borsa del Turismo Archeologico. Devo dire che la location nuova, che sarebbe l'ex tabacchificio, è notevolmente bella ed è notevolmente razionale rispetto al passato, perché è tutta collegata. E poi gli spazi sono anche maggiori, quindi diciamo che dobbiamo dare merito al sindaco Alfieri di aver fatto una cosa eccellente, insomma, no? Anche per il bene della mostra, ma per il bene anche di Capaccio e anche dell'intera area, perché la borsa non è un fatto solo di Capaccio, guai se così fosse, insomma. E quindi dobbiamo dare atto a questo. Poi è stata anche, devo dire, molto partecipata, molto frequentata, c'era un sacco di gente, tutto di positivo, ecco. Bene, allora chiudiamo con delle novità per quanto riguarda agevolazioni e iniziative della BCC di Aquara. Eccola qui: a Natale io compro locale. Questo è un pallino fisso del direttore Marino di sponsorizzare i prodotti prettamente cilentani. Ah sì, noi dobbiamo privilegiare i nostri prodotti, non perché vorremmo ricreare la cosiddetta economia chiusa del Medioevo, ma se vogliamo far crescere le nostre aziende è chiaro che dobbiamo attenzionarle, dobbiamo privilegiarle negli acquisti. Solo così le nostre aziende possono crescere, possono competere con mercati sempre più importanti, sempre più ampi, e quindi cresce l'economia nostra. È chiaro che se il nostro tessuto economico non si giova di quelle che sono le imprese piccolo grandi locali e invece porta capitali fuori dal nostro ambito geografico, è chiaro che facciamo un autogol, insomma, no? Quindi questo è il messaggio nostro di una banca locale. Noi siamo una banca locale, non è che abbiamo sportelli fuori della provincia di Salerno, abbiamo sportelli solo in provincia di Salerno, ed è giusto che noi invogliamo i nostri conoscenti a comprare locale, a comprare nei nostri negozi locali, perché una cosa è certa: immagino che la qualità dei prodotti dei nostri commercianti locali sia anche più elevata. Su questo ci possiamo scommettere, insomma. E quindi ecco, l'appello è questo: adesso non scegliamo sempre le vie più facili, insomma, acquisti online, ecco, prendiamo però. Anche tante aziende nostre locali si sono attrezzate col commercio online, quindi si può comunque scegliere il prodotto locale anche da casa, insomma. Molto bene, direttore. Allora io ti ringrazio come sempre per la tua partecipazione alla rubrica di economia di Cilento Channel e ci aggiorniamo nelle prossime settimane. Grazie, saluti a te e a tutti quanti. Ciao direttore.